se qualcuno di voi ha qualcosa, se siamo qui, il rappresentante della stampa, se ha qualcosa da chiedere. Sì, io volevo fare alcune domande. Visto che questa è la vostra prima esperienza politica qui a Portogruaro, che risultato elettorale vi siete prefissi? Cioè, il superamento ad esempio del 3% che vi permetterebbe di avere un consigliere comunale? Nel caso in cui si andasse al ballottaggio, voi siete disposti ad appoggiare il candidato del centrodestra Angelo Tabaro oppure date libertà di voto ai vostri elettori? Allora, l'obiettivo che ci prefiggiamo non è soltanto un dato mero, una cifra, sebbene ci rendiamo ben in conto che poi con le cifre bisogna fare il conto. Noi quello che interessa principalmente intanto è esserci, perché già esserci per noi è una vittoria. Il risultato elettorale poi ci dovrà premiare se i cittadini di Portogruaro riterranno che noi dobbiamo essere premiati. In questo senso intendiamo dire che la nostra presenza è una presenza nuova, ma siamo ben riconoscibili perché abbiamo delle idee che dei rappresentanti di questa città possono essere già conosciuti e quindi speriamo del meglio. I dati non li posso fare perché abbiamo avuto talmente dati discordanti nelle rappresentanze politiche, diciamo, nelle corse politiche che abbiamo fatto, che obiettivamente cosa possiamo avere come risultato del Portogruaro è un'incognita anche per noi. Noi pensavamo di poter fare meglio. Per quanto riguarda la domanda invece sul discorso di chi appoggeremo un eventuale ballottaggio, devo fare un passaggio. Noi siamo già rimasti scottati, a dire la verità, in passato, perché c'è chi ritiene che i nostri voti siano obbligatoriamente così dovuti a una parte politica che già corre con altri mezzi, con altri ricordi. Non è così. Noi, i nostri voti sono nostri e li daremo o non li daremo a seconda di chi riuscirà a dare nel programma una voce anche a noi. Non diamo più voti scontati a chi pensa che i nostri voti siano scontati, non lo sono per niente. Per cui, per rispondere alla sua domanda, noi decideremo solo nel caso in cui ci troveremo di fronte a questo bivio, non lo possiamo decidere a priori, perché è chiaro che dovrà essere poi frutto di valutazioni che faremo nel caso in cui poi questi voti ci vengono richiesti, perché non è detto che ci vengono richiesti. Nel caso non ci vengono richiesti, nel caso in cui posso essere dare per certo, nel caso in cui non ci diano rappresentanza, posso dare per certo che noi manderemo i nostri elettori a fare un bel bagnetto anche se è marzo. Va bene così? Se avete già avuto dei contatti comunque con il centrodestra qui a Portogruaro? Abbiamo dei contatti. Abbiamo già chiesto. Credo che sia naturale avere i contatti con, sì, i partiti politici, no? Quando sei nella campagna elettorale ci si parla, si vede, si possono tentare dei punti in comune, cioè non vuol dire che poi i contatti sfociano in qualcosa di concreto. Lo speriamo tutti perché noi non siamo nati per essere un partito che con le sue idee vuole stare nel ghetto, scusate il termine che magari non è quello dei migliori, però non siamo un partito che è nato per essere una destra di governo, cioè noi siamo nati, lo dico sempre quando non ci incontriamo con i nostri incontri politici, siamo nati per stare allora alla destra di quello che è adesso il PDL, in realtà una volta era Forza Italia o comunque di quello che è la Cittadella. Noi vogliamo essere una destra di governo, noi eravamo nati per essere il posto dell'alleanza nazionale, lo dico chiaramente, questa è la nostra collocazione politica e quindi è giusto che noi nel rappresentare poi la nostra parte politica rappresentiamo questo tipo di destra.